E via, si fa. Ike jumpscare. Ebbene sì, signori. Questo è incredibile. Loser. Top 8. Vediamo cosa. Contiamo i counter. Inizia con Domenico. Subito agguerrito. 40%. Intanto, aspetta un attimo, mi sono perso tipo 70 ore di chat. Ah, intanto Derd ci ha messo il comando giusto per la bracket, dai. Che grande! Grande Muretti. Ce l'ha aggiustato. E io. Grande, grande. Grande Muretti. Eccone uno. Continuiamo qui con Domenico, un vantaggio pauroso di percentuale. Oia, Tommy. Bella, no! Bella idea di Tommy e bella tech di Domenico. Buona idea Tommy che si sta divertendo a cercare queste spike di down air. Un bel up smash che utilizza in maniera saggia, ovvero per caricarsi il limit che spreca subito. Guarda lì! Come ha fatto a non cogliere? F-tilt. Credo F-tilt. No, era la jump 3. Jump 3? Sicuro? Sì, credo. Sì, l'F-tilt è più così vista. Avevo l'impressione che fosse F-tilt. Avrebbe senso perché non penso. Avrebbe molto più senso. Sì. Vediamo se riesce a mandare avanti il vantaggio. Di quanto lo riesce a mandare avanti? Allora, è ancora molto. Bel becchiere da parte di Tommy. Fa trade con il side B. Qui abbiamo il limit che uccide tutte le salse. Veramente? Spenta il side B. Nulla, un altro fair per mandare fuori. Un altro counter da parte di lì. Penso che si aspettasse un dash attack che arriva subito dopo. Ci sta, è come lo fa lì al bordo e cade giù piano piano e va sicuro. Il problema è quando lo fa on stage. Sì, è come se Tommy mi leggesse nel pensiero. Vedi? Cioè, lì Tommy fortunatamente non l'ha pulito. Si tenta un F smash. Molto, molto pesante, molto su gol, devo dire. Sta tentando di cucinarlo con la sua stessa spezia. Tommy però non perde il limit così. Usalo cazzo! Attenzione! Situazione terribile. Torna! Ah, oh, è vivo! Bella DI da parte. Bella DI da parte di Tommy. Sì. Domenico potrebbe provare forse a fare counter su Tommy per recupera. Sì. Se sì, è che ovviamente è molto veloce per iniziare a farlo un salto. Ah, se lì dovrà essere un po' più veloce. Sì, probabile. Vediamo dalla chat anche che i fan di Tommy. Esatto, ci sono Tommy ha una fan base. Oh, vabbè, dai, era 200. Sì, sì. No, ma dico, l'ha preso mentre era aperto, non sapevo. Mickey Mouse. Sì. Sei fatto. No, peccato. Quasi. Domenico che con queste piccole interazioni, cioè ne fa una due, ma vince questo tot di interazioni neutral. Sì, Tommy, se ti becchi un altro set di salario, ma una finanza. Diglielo, amore, ti diglielo. Non ha fatto entrare neanche un rischioso. L'unico limit che ha colpito abbastanza vicino è stato un cross slash sullo scudo. Ecco lì Domenico ci ha provato. Madonna, era quasi ucciso. Qua è veramente una pessima situazione. Back throw. Qua counter poteva farlo. E lo uccide con i dash attack. Mentre ha preso il loro. Minchia, due stop. È la mossa più forte del gioco, non c'è counter play. Quale? Ti servi di Sora. Se qui in terra sarda nessuno punisce quella mossa. Tranne Sadler è la prima persona a punire Seppi di Sora. Dal mondo, di Sadler. Primo sardo a farlo. E io. Tagliere di
Astros da 6, non ironicamente. Dovrei prendere a Sora, così posso essere riguardato dalla mia abitudine di merda di fare sempre a legge. Ai ai. Vediamo un po' come va adesso. Cosa Tommy ha intenzione di fare in questa situazione? Riesco sperando a fare quello contro Sadler, poi vediamo se può andare via un po' prima del Ha funzionato. Sono le 4:20. Quello che fa, perché se riesco ad andare avanti non posso stare. È un po' un problema quello. Comunque, torniamo qui al game Down Data Pair di Domenico. Proprio 0,1 di percentuale di differenza. Adesso non più. È bello Claim Hazard. E connette un limite. Finalmente è il primo limite che connette Tommy in questo set. Sì, era abbastanza triste. Domenico gliel'ha mandato. In quel caso, come sempre, quando lo vedi Tommy col limite che tiene lo scudo, camperalo, sai già camperalo. Sì. Letteralmente stalla un pochino. Sì, o comunque non devi andare su. No, esatto, pure non andargli dritto addosso perché c'ha questo. Salto, va bene Sora. 162 per Tommy, 172 adesso. Va a vivere. 181 adesso, non ha più il salto. Quindi là ha fatto il l'air dodge, doveva andargli addosso direttamente perché aveva fatto anche tipo il laggio. Invece ha aspettato un po'. Però lo decide comunque. Vediamo se riesce a portare un minuto. Beh, piano piano. Piano piano, già, ti sta già. Mettendo su un po' di damage. Cioè, se siamo andati a fare per quinto sono. Ragazzi, stiamo a bloccare. Fa capottare. Se parliamo poco, piano. Sì. Mi chiedo proprio. Bello lì. Ok, Tommy con riflessi rapidi. Se parlo di nuovo. Mir sul scudo. Non pulisce il servizio. Non so chi abbia messo la host dei post di Final Fantasy, ma io vedo bene. Guarda, c'è tutta una lista di host che abbiamo messo grazie. Grazie al fatto che montiamo le Switch. Che montiamo la Switch. Dovreste farlo anche voi, è utile. Aspetta, io però stavolta non ho aspettato Domenico che andasse sullo scudo. Dash attack. E di nuovo il vantaggio. Sai B. Dopo le K. Siccome abbiamo già abbiamo un limite che mi potrebbe servire per fare i primi danni, ma Domenico glielo butta via con un F-Smash insieme alla Stock. Siamo agli sgoccioli. Come finirà questa partita? Comprenderà nel prossimo episodio? Non va a finire, sei lì con 6 B? Ma niente da fare. Counter che ancora funziona. Una volta che però funziona, esatto, il maestro del counter.
Limite qua è brutto perché ecco, si bello lì con Tommy che subito rapidissimo up smash e siamo sull'1-1 su up smash. Poi Alessia è meglio, cioè potremmo andare più tardi. Boh, magari spera che qualcuno possa coprire quella fascia prima di te. No, io sono l'unico. Sono l'unico io, non ho problemi. Minca. Cioè devo andare per forza lì. Sei solo soletto. Eh sì. Non è che prendo un oggetto. In realtà. Cioè, eravamo in due, ma per via del fatto che comunque non ce n'era bisogno di averne due, perché alla fine d'estate non ci sono molte prenotazioni, alla fine sono rimasti solo. Vabbè, quindi sono in là. Tom mi sta dando indicazioni a Domenico, lo sentiamo. Mi sta dando consigli mid match. Per la scelta della musica. Per la musica. Mm-hmm. Tommy Bros, we are so back. Bene. E si inizia. Bat le fierve. Andiamo. Andiamo. Fair. Domenico! Da colpi. Vabbè, 60%. 70%. 71. Dai, Tommy. 0-3. 0-3. Oh, 0-3. 0-3. Non so se sarà attenta anche se è sola. Bravo, a stare lì. Oh! Più. Molto vicino. Oh! Mia, ragazzi. Guarda Tommy! Mi toccato. Non si riesce a chiuderla da intoccato. Guarda che. Guarda come è quasi già di hit! No! Adesso sarà la finish in touch, aiuto! Molto sotto al cuore. Vediamo, secondo me si tenterà di nuovo. Guarda, infatti. Eccolo lì. Utilizza. Bravo lì Domenico. Ah, scusate subito e non attardi subito così. Perché Tommy ha girato. E Tommy adesso è in pesante vantaggio. Eh sì, è una bella storia. Bello lì. Punish sul counter. Ferma il cross, lascia solo due colpi, procede con un AP. Domenico che intanto fa il classico. Yeah! Yeah! Ok, Thunder viene mortissimo. Uia, si è morto! Peccato in pieno, lì, proprio lì ci voleva il counter, non l'ha fatto. Che fai? Sai B, tu sai B. E l'altro combo, minchia. Tu mi questo partita è un po' e minchia, intanto il counter a 70 l'ha mandato quasi alla blast. Oh, si tenta da un air, che... Ancora una volta, Tommy. Oh, era molto lontano da permettere, sai che si sa, non uccide ancora. Bravo! E Tommy, vai Tommy! Limite! No. Tommy, porca puttana, cosa hai voluto fare? Impazzito, vabbè, ha preso occhio, se lo può permettere, bravo a tornare. Bello! Che tech da notte di Domenico con quello slide off la piattaforma. Se Domenico la cringe io mi ammazzo. Tommy sta facendo di tutto per beccare la stop. Faccio un up smash, sta facendo perché la manetta, perché sa che prima o poi connetterà. Sta usando le sue kill option. Esatto, sì. E sta anche un po' spammando perché sa che entro due stop qualcuno almeno connetterà. Attenzione perché secondo me Domenico ancora non è in kill percento. Ora sì.
sì, basta perché basta una smash. Ed è decisamente finita. Counter viene punito. La cosa è che dove sta facendo questi counter quando Tommy è già molto lontano. Oh oh! Poi passando. È morto. E usa il fishing touch. Morto, è morto di morte. Oh, 2-1. 2-1 per Tommy. Tommy Bros. Vediamo un po'. Sembra che andremo su Elfi. 25 spell. 25? Già. Ragazzi, sono mezzo addormentati perché abbiamo mangiato. Siamo in abbiocco. Scusateci tanto. Questo è tanto. Dancing Mad. Final. Final. Dancing Mad. Rimaniamo sempre. Ma ha detto che ha spaccato il TDR. Sempre Sora Cloud, ovviamente. È la taunt iniziale! Attenzione! Cosa sta succedendo nella testa di Domenico? Taunt. Ecco cosa sta succedendo. Premere. Sempre. Premere giù più B. È una tattica che funziona. Mamma mia, Tommy! Si tenta il cheese. Non ci casca. Ma è divertente che forse avendo lasciato un pochino prima per avere preso. No, si capisce dove va, perché sei lì. E qua muore. Limite, arriva all'improvviso, l'ha un po' tolto la sorpresa, magari. Yep, cross slash. Ottima qua la punish di Tommy. Ancora una volta quando lei sta spammando tanti counter di nuovo. Ripeto, come ho detto prima, finché gli fa cadere verso giù, ancora può starci, però on stage il Tommy ovviamente sarà pronto a punirlo. Contro Cloud lì è una posizione molto brutta per essere qui. Attenzione, cerca qualche entrata da Sentina, riesce a cavare nulla e lì il counter non ha funzionato, mi sa perché era girato, probabile sì, perché mi sa che quello di Sora non funziona da dietro. Intanto torna ancora con tre stock come prima, bello tranquillo, attenzione, ma non è il limite, è infatti Domenico, prima stock andata per Tommy, non è ancora fattibile, ma Domenico si deve impegnare. Uff, smash a P. Cassato a dormire a lavoro. Ti ho detto che mi sto abbioccando a me. Anzi, la situazione qui è veramente. Non so cosa sia, ho dormito normalmente, questa è la cosa peggiore. Non so cos'è. I panini di balordi. Minchia che lo snipper! Eh sì. Grazie Tommy per avermi risvegliato con le 3-1 per Tommy. Bravi entrambi.